Andare con una prostituta è legittimo. E questo è il titolo di questo video di oggi. Un video che nasce per l'utente che si va a chiamare qua su YouTube Daniele Conci o Conci, che dir si voglia. Daniele di recente ha donato soldi, pecunia, ed eccomi qui per lui, per fare questo video in suo onore. Carissimo esimio Daniele, sappi che andare con una ragazza di strada non è la fine del mondo, non è qualcosa di cui vergognarsi, è qualcosa che a volte è necessario, specie per chi è un single, per chi è un incel, per chi non riesce a trovare una ragazza, una donna con cui fare sesso. Ecco, fare sesso, compiere questa azione, tu devi considerarla come un'azione che rappresenta a tutti gli effetti un bisogno biologico, un bisogno fisiologico. Chi non lo espleta non può compierlo, ok? Quindi questo bisogno biologico, fisiologico, non lo può andare a realizzare, ok? Tra i tanti bisogni fisiologici ci sono ovviamente mangiare, bere, fare sesso, ok? Questi secondo me sono i principali bisogni biologici, fisiologici, ok? Ecco quindi che tu in questa live serale che ho realizzato di recente ti ho visto piuttosto preoccupato, no? Tu mi hai chiesto, ma io se arriverò a 35-40 anni, che purtroppo non avrò ancora avuto un rapporto sessuale, non avrò avuto ancora una donna, una partner, una persona di genere femminile con cui stare, come farò, caro Leandro? Cioè, ho paura che dovrò per forza di cose andare con una squillo, con una ragazzi di strada con una fanciulla che esercita il lavoro più antico del mondo, va bene? E io ti dico, caro Daniele Conci, non c'è niente di male, ok? Purtroppo, se un uomo o un ragazzo deve poter svuotare le palle, scusami la volgarità, deve poterlo fare. Non bisogna pensare che la masturbazione possa sostituire il lavoro, tra virgolette, o meglio, ciò che una donna dovrebbe andare a fare, perché non è la stessa cosa. Però, caro Daniele, lasciami dire che tra il lusco e il brusco, tra il serio e il faceto, è chiaro, è anche vero che la ragazza di strada sarà un manichino, cioè una schiava del sesso, è una persona che fa ciò che tu le dici, non c'è un coinvolgimento emotivo, ok? Quindi io ti consiglio, sì, se non riuscirai a trovare una donna o una ragazza, di andare con una di strada, se tu lo vorrai, andando ovviamente con il preservativo e tutto il resto, va bene? Quindi in piena sicurezza, mai senza, ok? Però il primo consiglio è ovviamente quello di evitare, ma di avere una donna che ti ami, una fanciulla che effettivamente parlando si accorga di te, che a te piace, che sei convinto e coinvolto a livello emotivo, ok? La ragazza o la donna che si metterà con te deve essere coinvolta a livello emotivo, e una volta che ci sarà questo, chiamiamolo amore o pseudo tale o presunto tale, ecco che tu stesso ti sbloccherai, ecco che lei stessa si sbloccherà e farete tutto quello che dovrete fare, ossia il rapporto sessuale, il rapporto intimo, in maniera del tutto disinvolta, in maniera del tutto sciolta, in maniera del tutto tranquilla, ok, carissimo esimio Daniele Conci o Conci, che dir si voglia. Quindi stai tranquillo e stai sereno. Ripeto, io legittimo chi va a troie, non è secondo me qualcosa di sbagliato, perché purtroppo vuoi o non vuoi c'è questa difficoltà di non trovare una donna, come deve fare, si deve masturbare, si deve fare pippe, cioè è una cosa che io trovo assurda, bene ragazzi. Quindi di conseguenza, carissimo Daniele Conci, Conci, che dir si voglia, fai con quel che vuoi, fai quel che ti senti, però ripeto, il primo consiglio è quello di trovare una donna che ti ami, quindi una fanciulla che si prenda cura di te, con cui avere rapporti intimi, tanto poi si scioglierà tutto quello che si dovrà sciogliere e non avrai preoccupazioni di sorta. Quindi frequenta amici, vai in parrocchia, vai all'oratorio, vai in luoghi, mi raccomando, non da solo, ma con un gruppo di amici se ce li hai. Fatti conoscere amiche o personaggi comunque da amici, poi ti fanno conoscere le loro amiche e vedi seguito, va bene? Per quanto riguarda invece carissimo Daniele Conci,
andare con l'asquillo non è qualcosa di sbagliato secondo me, ok? Infatti non è un reato, il reato è lo sfruttamento della prostituzione, cioè se ci fossero degli uomini che sfruttano il corpo di una donna o di una ragazza e la mettono sulla strada, quello è il reato, è un reato che compie chi fa tutto questo, ma chi va per consumare un rapporto sessuale, oggi come oggi, in Italia, siamo all'anno 2020, quasi 2021, non compie e non fa alcun tipo di reato, quindi puoi stare tranquillo, sereno e, diciamo così, vivere serenamente la tua vita, ok? Questa è la mia opinione, va bene? Io ringrazio pubblicamente l'amico, il fan che si chiama qua su YouTube Daniele Conci o Daniele Conci, grazie perché di recente hai donato in una mia live serale, sei stato gentilissimo, donate sempre ragazzi chi vuoi doni, il video termina qua, iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi al canale che si intitola Conosciuto Italiano, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi la vostra opinione. Ciao da Leandro, conoscitore italiano di YouTube Italia.